Arrivano a Firenze oltre 48 milioni di euro per il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale e delle infrastrutture di ricarica per i mezzi elettrici. Sono i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegnati a Firenze dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. La Giunta Comunale ha infatti approvato, su proposta dell'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, la delibera di ammissione ai finanziamenti. Sarà un importante contributo per migliorare il servizio in termini di comfort e di riduzione delle emissioni inquinanti, ha detto Giorgetti. Il Comune ha già incontrato il gestore per informarlo e programmare insieme la sostituzione dei bus più anziani con i nuovi, un vantaggio sia per gli utenti che potranno viaggiare su mezzi più moderni e dotati di maggiore comfort, sia per la qualità dell'aria, con una riduzione importante delle emissioni degli inquinanti. Finanziamenti anche per i bussini elettrici che arriveranno a fine anno, 6 milioni di euro provenienti da fondi React dell'Unione Europea. In dettaglio, i fondi ammontano a 48 milioni 411.560 euro, di questi 35 milioni destinati all'acquisto di almeno 18 bus entro il 31 dicembre 2024 e un obiettivo complessivo minimo obbligatorio di 68 bus da acquistare e mettere in esercizio entro il 30 giugno 2026. I restanti quasi 13 milioni e mezzo di euro sono invece finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture di supporto per l'alimentazione dei veicoli elettrici. L'amministrazione fiorentina ha chiesto inoltre 9,6 milioni di euro con cui acquistare 16 bus aggiuntivi per 8 milioni e intervenire sulle infrastrutture di ricarica per 1,6 milioni, sempre entro il 30 giugno 2026. Il Ministero ha dettato anche alcune caratteristiche di cui dovranno essere dotati i nuovi bus, come attrezzature per l'accesso e il trasporto di persone a mobilità ridotta, il contapasseggeri, i dispositivi per la localizzazione, la predisposizione per la validazione elettronica, la videosorveglianza, dispositivi di protezione per i conducenti, sistemi di areazione e climatizzazione dei veicoli e un cronoprogramma preciso per rispettare i tempi del PNRR. Secondo le stime della Direzione Mobilità, con questi fondi entreranno in servizio almeno 70 bus elettrici 12 metri che andranno a sostituire almeno 58 veicoli diesel urbani di pari dimensioni, ma con capienza maggiore. Una volta completato questo investimento, il servizio urbano sarà svolto, per quanto riguarda il parco mezzi di 12 metri, da bus Euro 5 di ultima generazione per il 20%, da bus Euro 6 per circa il 55% e da veicoli elettrici per circa il 25%. I benefici ambientali derivanti dalla sostituzione dei vecchi bus con i nuovi mezzi elettrici prevedono una riduzione annua stimata pari a 3.700 tonnellate di anidride carbonica, 22,1 tonnellate di ossidi di azoto e 0,7 tonnellate di PM10.